Bene, voi mi dite perché non ci fai vedere più il Leoncino 800 Trail qui sul canale? E perché avete scelto di prendere il Trail invece del TRK702X? Sì, magari avrei potuto spendere qualcosina di più, prendere quello e vivere un'esperienza molto più diversa da quella che ho vissuto negli ultimi 6 mesi con questa moto. Però a differenza del TRK, ragazzi, a me piace tanto lo stile classico del Leoncino 800 Trail e la utilizzo specialmente per andare a casa lavoro molto frequentemente, come oggi che sto andando dai nostri amici BHP UK a fare un po' di lavoro. Come sapete, io sono cinematografo e BHP UK è uno dei miei clienti con cui io faccio molta videografia per il loro canale YouTube, che metto qui giù in descrizione se siete interessati a vedere un po' cos'è che fanno lì. Ma tornando a parlare del Leoncino 800 Trail, beh, non è che solo è l'estetica che mi piace di questa moto, ma anche la sua comodità per i lunghi viaggi, che è molto molto buona. Molte persone si lamentano del peso del Leoncino, come è giusto che si dovrebbe fare, perché ovviamente pesa un bel po' anche rispetto alla sua versione standard, ma in movimento, in sella, questa cosa non si sente assolutamente, a meno che poi la inizi a spingere un po' più di troppo e allora va bene, ciao! Però ho altre moto per spingere e andare più veloce, come il mio KTM 790 Duke. Ma in effetti il Leoncino 800 Trail ce l'ha qualcosa che a me non è che mi va proprio giù. A partire proprio da questo, come vedete, alle velocità basse, insomma, io che sono 1,83 ci tocco molto bene con i piedi per terra, però molte persone si lamentano della sua altezza della sella, oltre al fatto che il peso si inizia a notare proprio adesso, proprio alle velocità basse, e poi il fattore on e off c'è. Il motore non c'ha traction control, non c'ha roba di questo genere qua, e nel traffico, insomma, dà un po' fastidio. Il vero difetto di questa moto, ragazzi, per me è la sua autonomia discreta, molto inferiore di ciò di cui si possa desiderare su una moto da turismo, insomma, classica scrambler, ecco. Consuma molto di più della mia KTM, ma non finisce lì, perché il suo quattro strumenti e le sue funzionalità, per cui per l'appunto parlo proprio della sua autonomia, perché il quadro strumenti qui mi indica che adesso la benzina, livello del carburante, insomma, ci sono tre tacche, ma non è così, perché dopo un certo punto queste tre tacche si azzerano se fai una frenata brusca o vai su una buca molto profonda. Per qualche ragione questo poi si azzera ed in realtà ti fa vedere proprio quanto carburante è rimasto nella moto. E un paio di volte, ragazzi, devo dire che io sono rimasto proprio a piedi, proprio perché questo sensore non mi funziona bene. Non ci sono tornato poi da Benelli a risolvere la situazione, anche perché comunque adesso mi so regolare quando è che veramente ha bisogno di benzina questa povera moto. Poi sì, è vero, non c'è traction control, l'on e off, come vedete, c'è. È tutta una questione d'abitudine, secondo me, con le moto. Non tutte le moto sono perfette, specialmente con l'Euro 5, l'Euro 5 più adesso. Ci sono moto che hanno, ecco, modalità di guida che risolvono in qualche modo questo piccolo difetto. Il traction control non credo che sia molto sensato su una moto di questo genere qua, anche perché se è una moto pensata per fare il scrambler, per fare un po' di fuoristrada, quindi il traction control in quel ambiente va comunque spento, però su strada, state bagnate, insomma, non mi sono mai trovato così poi tanto in difficoltà senza il traction control sulla Leoncino 800 Trail. Invece, per quanto riguarda le modalità di guida, come dicevo prima, sì, avrei un paio di volte optato a mettere una modalità più soft, più facile, più stradale, che avrebbe comunque eliminato questa sensazione di on and off e avrebbe offerto una guida molto più fluida e piacevole. Poi, per quanto riguarda le vibrazioni, devo dire che non mi hanno annoiato più di tanto, anzi, sono ormai abituato a viverci con queste. Di solito quando vado al lavoro non prendo nemmeno l'autostrada, figuratevi, quindi evito di prendere l'autostrada, anche se la potrei prendere, proprio perché non mi piace tanto portare moto in autostrada, per cui evito quando posso.
E poi la posizione in sella la ritengo comunque molto comoda per me, non è una posizione aggressiva e ti permette comunque di sportiveggiare anche un po' quando esci la domenica con gli amici e vuoi tenere il passo con le sportive magari. Lo riesci a fare, sì, però purtroppo le gomme di primo equipaggiamento non sono poi così tanto forgiving, come non lo è nemmeno il motore e la sua erogazione, per cui sì, sta bene andare al passo con gli amici, però fino a un certo punto, perché poi più di tanto comunque non si può fare. Purtroppo non abbiamo potuto mettere questa Leoncina 800 Trail sul banco prova, nemmeno qui dai miei amici di BHP UK, perché comunque sono impegnati con altri progetti. E a questo punto, ragazzi, voglio dire, cos'è che sto pensando di fare io personalmente come prossimo upgrade? Sì, perché insomma lo sto pensando di cambiarla, di portarla, di scambiarla con un'altra magari scrambler o classica. Devo dire che un po' la Royal Enfield Continental GT 650 che avevo prima di questa mi manca un pochettino, sì, non posso negare questa cosa. Non dico che la riprenderei, perché comunque l'abbiamo sviluppata, il progetto è finito, non mi va di ricominciare da capo comunque con la stessa moto, però magari un'altra moto dello stesso marchio avrebbe senso, come avrebbe senso anche forse prendere un TRK a questo punto e fare un po' più di turismo e permettermi di fare un po' più di turismo, perché comunque di off-road io non ne faccio. Il motivo per cui ho preso la Leoncina è perché a me piace tanto lo stile classico delle moto, e devo dire che in tutto sommato la moto è un'ottima moto che purtroppo con i suoi difetti può annoiare tante persone. E adesso che sono comunque arrivato qui in ufficio dai nostri amici BHP UK, è ora di salutarvi, di ricordarvi di iscrivervi a questo canale, cliccare la campanella e seguirmi anche su Instagram agm.moto. Però mi raccomando, fatemi sapere qui giù nei commenti cosa pensate della Leoncina 800 Trail, se ne possedete una, qual è la vostra esperienza, quale modifiche ci avete fatto e cosa più importante, quale moto dovrei prendere dopo di questa. Ecco, questo è tutto, ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Ciao, bello.